Amici sportivi, buonasera e ben ritrovati all'appuntamento del venerdì sera con Anteprima Sport, la trasmissione che al secondo anno così di programmazione tratta del Lanciano Calcio, ma di tutte le vicende che riguardano questa società e più in generale il campionato che riguarda la società frentana. Quest'anno parleremo quindi ampiamente della Serie C2 e del Girone C in particolare. Come sempre però andiamo a presentarvi gli ospiti di questa serata. Di fianco a me torna a trovarci, dopo una breve assenza durata soltanto una puntata, Sergio Mancini, il collega amico di Radio Delta 1. Di fianco a lui c'è Roberto Sorrentino, centrocampista del Lanciano. E Buonasera. chiudiamo ancora con Pietro Giancristoforo, che torna a Buonasera. trovarci invece a distanza di soli 7 giorni, addetto stampa dell'Anxa 97. In scaletta, oltre a ripercorrere le gare disputate dal Lanciano negli ultimi giorni, il pareggio casalingo con il Foggia, la sconfitta in trasferta di Coppa Italia con la Viterbese, parleremo anche della prossima gara del primo derby abruzzese del campionato, quello tra L'Aquila e Lanciano. Parleremo dell'Aquila con il tecnico Aldo Ammazzalorso, il tecnico degli Aquilani che sentiremo tra non molto, e vedremo un po' di appurare le ultime notizie che riguardano la probabile formazione del Lanciano in vista di questa delicatissima trasferta. Poi volevo mostrarvi ancora una volta la maglia dell'Anxa che metteremo in palio anche in questa serata al telespettatore che risponderà successivamente alle nostre chiamate. E il telefono tra poco lo metteremo anche in sovrimpressione, il solito 0872 44744 per intervenire eventualmente in diretta e fare delle domande ai nostri ospiti oppure delle precisazioni sugli argomenti che dibatteremo questa sera. Ma intanto andiamo a rivisitare anche con l'ausilio delle immagini quanto è successo, tra poco arriveranno le immagini, mi dice Marcello, quanto è successo domenica scorsa al Cinque Pinera, l'incontro al pari di Fasano Messina, l'incontro clou della giornata. Un pareggio 1-1 tra Lanciano e Foggia, ma con il Lanciano che ha sciupato la ghiotta opportunità di centrare la vittoria fallendo un calcio di rigore. Ci riferisce della gara e poi ne parleremo anche con Pietro. Roberto Sorrentino, pareggio giusto alla luce di quanto visto in campo, Sorrentino? Ma giusto non credo. Secondo me il Lanciano ha fatto una buona partita. Ci hanno un po' condannato gli episodi perché se riusciamo a chiudere con il rigore di Massimo Arancio la partita, sicuramente avremo portato la vittoria a casa. Purtroppo non è andata così, però non c'è niente di grave secondo me, perché la squadra ha fatto sicuramente dei passi in avanti. Soprattutto sul piano del gioco abbiamo fatto diverse azioni, anche dopo il pareggio del Foggia di nuovo Arancio ha avuto un'altra occasione, però poi purtroppo ci ritroviamo con un punto e niente, però speriamo di rifarci all'Aquila. Pietro. Sì, è stata una, diciamo subito che Lanciano è stato molto sfortunato, adesso la sfortuna domina su questa squadra contro il Nardò. E altre prestazioni un po' sfortunate. Lanciano doveva chiudere la partita già sul rigore di Arancio e andava su 2-0 e lì la partita sicuramente era in salita per noi. Però alla fine così non è stato, era una partita difficilissima questa con una squadra di Foggia che sicuramente, secondo il mio giudizio, è una squadra che punterà sicuramente a vincere il campionato in promozione in C1. È una squadra più accreditata insieme a tante altre tipo Messina e Catanzaro. Il Lanciano non ha espresso un bel gioco, però ha giocato bene nella vivacità, era tonica, dinamica. Ha giocato alla pari di questo Foggia, una squadra veramente forte in tutti i reparti, sia a centrocampo che in attacco, dove il tecnico Braglia schierava la squadra sul 4-3-3 con un grandissimo giocatore che è Brienza alla parte sinistra del 79, che sicuramente ha messo in difficoltà il Lanciano in difesa, e questo giocatore sicuramente avrà un futuro molto roseo perché già la Roma ha messo gli occhi su, perché diciamo che il Foggia, il presidente del Foggia è Sensi. È una succursale della Sì, la Roma, come la succursale Viterbese già del ha Perugia. attinto tanti giocatori come Colucci, Shadogan. Diciamo, Lanciano ha giocato alla pari e sono contento per la forza d'urto del Lanciano, però
però per il risultato lascia un po' a desiderare, 1-1 ci sta molto stretto. Sergio, prima della trasmissione così stavamo ragionando un po' sulle abruzzesi della Serie C e stavamo così notando che ci sono dei problemi di carattere difensivo che un po' accomunano le formazioni. Sì, è un discorso che vale in particolare per le due squadre di Serie C1. No, più che altro la mia osservazione era questa. Negli scorsi anni, da qualche anno in qua, ci si lamentava per quanto riguarda le squadre abruzzesi di Serie C perché c'erano delle carenze un po' nel reparto d'attacco, una situazione generalizzata parlo. Quest'anno invece mi sembra che qualche problemino lo abbiano in difesa, soprattutto vabbè, le due squadre di Serie C1, Castel di Sangro e soprattutto il Giulianova, ma invece più che altro il problema della quantità di uomini per qualche squadra in Serie C2, torno a ribadire anche per il Lanciano, cioè il discorso praticamente è questo: finché le cose vanno bene o comunque vanno come si sperava alla vigilia, non c'è bisogno sicuramente di prendere altri giocatori, non parlo di giocatori migliori di quelli che già ci sono, ma parlo di un discorso quantitativo, insomma, perché si sa poi, soprattutto in questo girone C di C2, gli infortuni e soprattutto le squalifiche sono all'ordine della domenica, quindi insomma un campionato abbastanza duro, un campionato molto fisico, anche molto atletico, di conseguenza ci vogliono dei ricambi. Per quanto riguarda poi la partita del Lanciano domenica scorsa contro il Foggia, penso anch'io che siano stati due punti persi, se vogliamo, perché insomma sbagliare un rigore contro il Foggia ti sei giocato il jolly. In ogni caso penso che il Lanciano ha raccolto meno di quello che poteva meritare fino a questo momento della stagione. Secondo me mancano almeno tre punti alla classifica dei frentani. Mi riferisco a quello di Acireale con un palo colpito da Nunziato, a proposito di pali speriamo che quest'anno non sia una mala sorte quella dei Legni che colpisce il Lanciano, e poi appunto il rigore sprecato contro il Foggia. Tutto sommato diceva prima Pietro che il Lanciano non ha giocato bene con il Foggia, però comunque è stato molto vivace. Io dico ironicamente inizierei a preoccuparmi se il Lanciano giocasse bene, giocasse sempre molto bene, anche perché in questo girone C di Serie C2 mi sembra alquanto difficile trovare come tradizione qualche squadra che pensi allo spettacolo, che pensi a giocare bene, che giochi magari contro il Crotone in C1, insomma, per farla breve. E poi invece per quanto riguarda la partita di L'Aquila, il derby domenica prossima, ci arriveremo. Dicevo, il Lanciano secondo me ha perso almeno tre punti per strada, o per sfortuna o per disattenzione, insomma diciamo come vogliamo, però ha sempre perso secondo me tre punti che poteva avere in più meritatamente in questa classifica. Invece al contrario si andrà domenica all'Aquila contro una squadra che ha capitalizzato al massimo tutto ciò che ha prodotto fino ad ora. Sembra quasi una squadra cinica quella di Ammazzarorso, una vera squadra del girone C, da girone C di Serie C2. Non a caso tre vittorie e tre gol fatti, insomma, la dicono lunga, e quindi domenica ci saranno un po' queste due squadre in antitesi. Chi ha sprecato, o per propri piccoli demeriti o per sfortuna, e chi invece è riuscito a ottenere il massimo. Pietro, a proposito di questi problemi difensivi, domenica hai ravvisato qualche incertezza, soprattutto magari in occasione della rete subita? Sì, ma io a questo punto, secondo me, la mancanza di Colavitto si è fatta sentire. Adesso non voglio fare il tecnico in parte, però Colavitto è un grosso giocatore. E sicuramente poi c'è stato un gioco non lineare da parte del Lanciano, perché si usava a fare i lanci lunghi e cross, quando si poteva sicuramente giocare con la palla a terra, dove abbiamo visto che abbiamo creato delle varie occasioni, compreso anche il rigore, giocando con palloni raso terra. La difesa del Foggia era una difesa altissima, con Puleo, Zaccagnini e Altamura, che la media di 1,85 m l'uno, cioè come si fa a giocare con i lanci lunghi e con i cross quando la difesa avversaria erano dei marcantoni che non permettevano all'attacco lancianese, Arancio e Fermanelli, di giocare la palla. Bisognava sfruttare più queste occasioni di gioco alla sottoterra, dove abbiamo avuto sia il rigore sia l'occasione di Arancio, due contropiedi, vuol dire che si doveva insistere in questa situazione.
Bene, adesso noi ci fermiamo per qualche istante per la prima fascia dei consigli pubblicitari. Subito dopo andremo ad ascoltare Aldo Mazzalorso, che avremo tra poco in collegamento telefonico. Mi dice il nostro Marcello che c'è da attendere ancora qualche istante prima della fascia pubblicitaria. Tra poco sentiremo il tecnico dell'Aquila e ci spiegherà, ci svelerà, almeno tenteremo di carpirgli qualche segreto in vista della gara di domenica con il Lanciano. Allora non ti dirà niente. Ma come sempre, lo conosco. Infatti cerchiamo sempre di chiamare i giornalisti del posto che almeno sono più obiettivi. Stasera al limite dirà anche lui che anche l'Aquila merita più di quello che finora ha avuto. Bene, forse. Quindi vi invitiamo a rimanere all'ascolto, ma se volete chiamarci dopo 0872 44 744. Bene, siamo tornati in diretta con Anteprima Sport e come promesso abbiamo in collegamento telefonico l'allenatore dell'Aquila, Aldo Mazzalorso. Buonasera mister. Buonasera. Allora mister, con l'ausilio dei nostri ospiti cercheremo di carpirle qualche segreto in vista del derby di domenica. Le preannunciamo innanzitutto, forse lei già lo saprà, che il Lanciano purtroppo è in emergenza, mancheranno diversi giocatori. Com'è la situazione invece in casa l'Aquila? Beh, più o meno insomma la stessa, nel senso che abbiamo ancora infortunati di Criscio, quindi domenica non saranno utilizzabili e poi ci rimangono ancora da definire un po' Ameli e Formisano, ma comunque penso che saranno nella partita. Poi per il resto il gruppo sta bene, sono tutti allenati tranquillamente. È soddisfatto di questo avvio stagionale dell'Aquila, che tutto sommato secondo noi sta disputando un buon inizio stagionale? Sì. Abbastanza soddisfatto, da un punto di vista dei risultati sicuramente, perché siamo bene in classifica, insomma, però magari ancora ci manca qualcosa dal lato del gioco, insomma, che dobbiamo ancora migliorare. Secondo alcune voci ci sarebbero stati degli attriti con qualcuno della società, è stato chiarito tutto oppure ancora la situazione è ancora un po' critica? No, è stato chiarito tutto, ma non erano difficoltà con la società. Sono state fatte le relazioni, io ho inteso chiarirle con la società, le cose sono state chiarite ampiamente e si continua a lavorare. Nel corso della stagione l'Aquila avrà bisogno secondo lei di qualche rinforzo oppure la squadra è stata allestita per arrivare sino al termine della stagione? No, noi l'abbiamo allestita per arrivare fino alla fine della stagione. Certamente vediamo quello che succede, però per il momento io sono molto soddisfatto di la squadra che ho, e anche perché devo recuperare ancora alcuni ragazzi e metterli in condizione così di avere maggior scelta da parte mia e così da mettere in luce questo gruppo qua. Che cosa deve temere domenica prossima del Lanciano secondo lei? Sicuramente che non vorranno ripetere le ultime prestazioni in trasferta, e quindi una formazione di tutto rispetto, sta andando molto bene, da temere insomma, anche perché un derby ci sarà sicuramente una cornice molto importante. Bene, adesso vediamo se i nostri ospiti hanno da porle qualche domanda. Iniziamo da Sergio Mancini, che lei conosce molto bene. Sì, Aldo, buonasera. Buonasera. No, notavo più che altro che stasera ti sento molto soddisfatto, cioè io conoscendoti da un po' di tempo di solito non userei il termine lamentarsi, però quasi mai sei soddisfatto di come vanno le cose e pretenderesti sempre di più, quest'anno mi sembra che fino ad ora insomma. No, le cose vanno bene insomma, certamente, il gruppo che abbiamo costruito è solido, si lavora bene. Non abbiamo difficoltà di nessun genere e certamente se vengono fuori delle voci, insomma, uno intende chiarirle. Senti, poco fa dicevamo qui in studio con gli altri colleghi, anche con Sorrentino e Lanciano, che nel girone C di Serie C2 è difficile vedere squadre che fanno spettacolo, che cercano di giocare benissimo anche sul possesso di palla, spesso molto agonismo, molta vivacità. E forse è proprio questo che sta premiando la tua squadra quest'anno fino a questo momento, perché l'anno scorso mi pare che giocavate meglio ma raccoglievate meno, quest'anno è il contrario, o sbaglio? Sì, per ora è esattamente il contrario, però non è quello che vogliamo noi. Noi possiamo migliorare, possiamo ancora fare alcune cose molto importanti, nel senso che si può migliorare il gioco. Certamente l'anno scorso avevamo una squadra che si esprimeva molto bene, però che poi magari non raccoglieva per quanto meritava. Quest'anno la squadra è molto più solida, diversa per certi versi da quella dell'anno scorso,
e le cose insomma sono messe in questo senso. Certamente l'esperienza insegna pure che l'ultimo campionato per esempio l'ha vinto il Catania, che certamente non era bella a vedersi, però che è stata solida fino alla fine. Ecco, un'ultima cosa, pensi che il derby con il Lanciano domenica sarà un vero e proprio derby di quelli, diciamo, acidi, tra virgolette, oppure ci può essere spazio magari anche per qualche bella giocata? Come lo vedi in generale? Beh, io lo vedo nel senso che possa venire fuori una bella partita, perché sono sia da una parte che dall'altra un sacco di giocatori di qualità. Poi il Lanciano ha adottato un modo di giocare un po' spregiudicato che sicuramente può essere da aiuto per migliorare il tipo di partita che si andrà a disputare. Mister Ammazzalorso, per chiudere, sì, c'era una domanda dell'altro nostro ospite, Pietro Giancristofano. Io sono Giancristofano, addetto stampa dell'ANCSA. Io ho notato nell'Aquila che quest'anno è cambiato molto rispetto all'anno scorso, e abbiamo visto che l'anno scorso l'Aquila ha mancato per un punto i playoff. Quest'anno sarà la volta buona con giocatori di esperienza come Spader, Di Criscio, Lanotte, Sanzonetti e via dicendo? Beh, noi siamo preparati per farlo questo, insomma, non è facile, però sicuramente questa squadra, se continua a lavorare in questo modo e ci mette sempre la stessa passione nel lavoro settimanale, può fare ottimi risultati. E nel Lanciano ci sono tre ex che giocheranno, Leone, Nunziato e Marchetti. Chi teme di più di questi? Sono tutti e tre molto bravi, insomma, sono giocatori importanti per l'economia del Lanciano e sicuramente sono giocatori che possono fare la differenza tranquillamente in questo campionato. Chi temo di più, insomma, noi temiamo sicuramente, nel senso sportivo della parola, il collettivo del Lanciano, però siamo ben consapevoli anche della nostra forza. Sì, grazie. Bene, grazie mister Ammazzalorso per questo intervento e in bocca al lupo per il futuro. Grazie. Ciao, arrivederci. Sera a tutti. Buonasera. Bene, salutiamo Aldo Ammazzalorso, tecnico dell'Aquila. Sergio, quindi piuttosto sicuro di sé, il tecnico, sì, aquilano. Sempre, dicevo, io per la mia professione lo conosco da anni, uno degli allenatori che conosco da più tempo e che personalmente, non lo nascondo, stimo di più. È un personaggio che sa tenere, insomma, abbastanza bene il timone. È molto sicuro delle sue cose. No, dicevo, l'unica cosa che mi fa un po' specie, comunque mi fa piacere, è che Ammazzalorso quest'anno non si lamenta, perché insomma dall'alto del suo secondo posto attualmente non vedo come possa farlo. Di solito trovava sempre il cavillo, sempre qualcosa che non gli andasse completamente a genio. Comunque io spero soltanto che, oltre ad essere una bella partita, che poi il fatto di essere una bella partita lascia il tempo che trova, domenica tra l'Aquila e Lanciano, spero soltanto che le due squadre siano molto, che si rispettino a vicenda, insomma, e che comunque entrambe diano vita a un bel derby. Quando si dice un bel derby si dicono tante cose, non solo come spettacolo in campo. Io volevo ricordare che Nunziato, quando giocava con l'Aquila come prima punta, ha realizzato 10 reti. Insomma, io penso che sarà di buon auspicio per domenica. Florentino, tu che cosa conosci del prossimo avversario? Io ho visto un pezzetto di partita domenica scorsa, la sera, e ho visto, conosco Bellè che è entrato, e degli altri conosco soltanto di nome, però ho visto che è una squadra molto solida, parla la classifica perché hanno preso soltanto 2 gol, hanno fatti pochi, però hanno 11 punti. Una squadra che in quella partita con il Giuliano non ha fatto niente di trascendentale, però ha messo lì il Giuliano e piano piano ha creato quell'occasione con il rigore che poi gli ha portato questi 3 punti. Perché se ci pensiamo bene, il L'Aquila ha fatto 3 gol, 3 vittorie, 2 pareggi, poi alla fine i punti tornano. Benissimo, allora noi ci fermiamo per qualche istante, poi vedremo un breve servizio sulle ultime novità del Lanciano, ma prima volevo già formularvi la domanda e quindi potrete eventualmente telefonarci al numero che vedete adesso in sovrimpressione. Vogliamo sapere, e quindi chi risponderà esattamente vincerà la solita e conosciuta maglia dell'ANCSA 97, chi ha segnato i 2 gol del Lanciano nella partita di Coppa Italia infrasettimanale con la Viterbese? Questa è la domanda, piuttosto facile se siete così sostenitori
e conoscitori del calcio frentano. Intanto diamo la linea a Marcello per la pubblicità. Bene, torniamo in studio, 0872 44 744 il numero telefonico per intervenire. C'è già il nostro telespettatore che è pronto per rispondere alla domanda. Pronto? Sì, ha sentito, ha sentito la domanda che avevo fatto? Ho sentito, sì. I gol sono stati fatti per, da Fermanelli e Piras. Esattamente, domanda... Siamo 2-0, ora che Piras deve giocare più. Deve giocare più spesso? Più spesso, perché se lo merita. Bene, allora lei rimanga in attesa e fornisca i suoi dati alla redazione, poi potrà andare... presso la sede dell'ANCSA a ritirare la maglia. Grazie, auguri a tutti. Bene, arrivederci. Bene, il telespettatore adesso fornirà i suoi dati alla regia e noi parliamo adesso, prima di vedere, o meglio di sentire, le ultime notizie in casa Lanciano con Sorrentino della partita infrasettimanale con la Viterbese. Il Lanciano vinceva 2-0 e c'è stata però la rimonta della Viterbese. Come mai? Il Lanciano... secondo me è un grosso primo tempo dove abbiamo messo in grossa difficoltà la Viterbese. Poi abbiamo preso questo gol alla fine del primo tempo, poi a un quarto d'ora dalla fine c'è stato questo rigore, anche se la Viterbese ha aumentato la sua pressione, però secondo me abbiamo fatto una bella figura contro una compagine di cui il presidente è Gavucci, che ha speso molti soldi per costruire una squadra sicuramente che punta a vincere il campionato del C1. Secondo me il Lanciano ha fatto un'ottima figura, nulla è compromesso perché tra 15 giorni abbiamo il ritorno qui a Lanciano e possiamo dire la nostra, perché la Coppa Italia secondo me è una competizione importante dove sicuramente la squadra può ulteriormente migliorare su tutti i punti di vista. È d'intralcio secondo te la Coppa Italia con il normale svolgimento della Coppa Italia? Cioè, Coppa Italia con il normale svolgimento del campionato, è d'intralcio alla squadra? No, secondo me no, perché si dà la possibilità anche ai ragazzi, io faccio l'esempio di Piras, che hanno giocato meno in questo inizio di campionato, e come lui anche Michele Sisti e altri, di giocare, di mettersi in mostra e quindi di far vedere anche al mister che nella rosa può contare su tutti i suoi effettivi. Infatti i giocatori poi alla fine sono gli unici che trovano, dai quali si trovano pareri favorevoli per la Coppa Italia anche in Serie C, perché gli allenatori e i dirigenti spesso, quando si dice snobbano la Coppa Italia, dice più che altro è d'intralcio sul cammino del campionato, non rappresenta forse più di tanto. Invece ovviamente per i giocatori anche questa è una vetrina piuttosto importante. Diceva prima l'ascoltatore, visto che Piras ha segnato un bel gol a Viterbo, seppur contro una squadra di categoria superiore, diceva Piras deve giocare di più. Magari sarebbe bello vedere allora un Lanciano con tre punti, in campionato, visto che Arancio e Fermanelli finora hanno fatto soltanto loro i gol segnati dal Lanciano in questa stagione, come fai a toglierli fuori? Quindi. Infatti. Bene, allora sentiamo un po' quali sono le ultime novità in casa rossonera alla vigilia della importante sfida con l'Aquila. È un Lanciano in piena emergenza, quello che si appresta ad affrontare l'Aquila nel primo derby abruzzese del campionato. I frentani, a poco meno di 48 ore dal match del Fattori, rischiano infatti di scendere in campo con una formazione ampiamente rimaneggiata, visti gli acciacchi che diversi elementi lamentavano anche dopo l'ultima seduta di allenamento. Oltre alla già nota assenza dello squalificato Cognigni, l'11 di Giancarlo Morrone sarà privo di Menna, che, avendo subito uno stiramento, avrà bisogno di una settimana di assoluto riposo. E in forte dubbio sono anche Paoloni e Vitali, quest'ultimo alle prese con una distorsione alla caviglia. Qualche piccolo fastidio lo accusa anche Buratti, ma a meno di clamorosi colpi di scena dovrebbe farcela e scendere quindi regolarmente in campo. Sarà della partita invece Marco Marchetti, che torna all'Aquila, ma questa volta lo farà da avversario. I rossoneri, reduci dalla sconfitta di Coppa Italia con la Viterbese, saranno seguiti da un gran numero di sostenitori che dovrebbero contribuire a garantire una degna cornice di pubblica per un derby tanto atteso. Bene,
mentre ricordo il numero 0872 44744 per intervenire in diretta, volevo così chiedere a Sorrentino se le notizie che abbiamo appena sentito rispondono al vero oppure se ci sono state nel frattempo altre novità. No, no, rispondono al vero. Vincenzo Menna ha avuto una distorsione, una piccola distorsione al ginocchio, c'è uno stiramento di un legamento. Vitali ha avuto una piccola distorsione alla caviglia a Viterbo, mentre per Buratti penso non ci dovrebbero essere problemi. Quindi sì, abbiamo qualche problema, Cognini è squalificato, però penso che il mister troverà la soluzione giusta. Vorrei fare una domanda io a Sorrentino, sì, se è lecito. Adesso mi veniva in mente, perché altre volte in questa trasmissione stavamo parlando anche tra noi e colleghi, anche magari non in diretta, di un argomento che penso da quando è nato il calcio, o meglio da quando poi si è sviluppato in un certo modo il calcio moderno, è un argomento che si dibatte dappertutto tutti i giorni, cioè il ruolo effettivo dei giocatori all'interno di una squadra. Ci sono spesso giocatori che vengono fatti giocare in posizioni a loro non troppo congeniali in mezzo al campo, perché ci sono anche molti allenatori che, diciamolo chiaramente, pensano tanto questo deve giocare dove dico io, questo è poliedrico, può fare di tutto, invece magari poi alcuni giocatori si sentono snaturati. E a proposito di Sorrentino, visto che è qui presente, su di te si diceva spesso, anche così tra noi colleghi, si diceva ma Sorrentino a destra, Sorrentino al centro. Ora vorrei chiederti personalmente, magari non vorrei metterti in difficoltà, perché poi i giocatori spesso dicono io gioco dove l'allenatore mi dice, per me tutte le posizioni sono uguali, non è vero mai. Però, allora, facciamo così, Sorrentino, si è dibattuto sulla tua posizione in mezzo al campo, Sorrentino al centro del campo o Sorrentino magari da utilizzare, che ne so, come tornante di destra? Sorrentino dove preferirebbe giocare? Allora, se un allenatore ti dice, domenica giochi, sei tra gli 11 titolari, puoi scegliere. Scegli, dove vuoi giocare? Sorrentino cosa risponde? Era una mia curiosità questa, perché è un discorso generale tua, che adesso nel particolare potremmo anche... Io sono nato come centrocampista centrale, ho fatto sia il centrocampista centrale del 4-4-2, sia la mezzala del 4-3-3 e via dicendo. Però, visto che l'anno scorso, nell'ultima giornata di campionato, il mister Attardi mi ha utilizzato anche esterno a destra, il mister Morrone mi ha chiesto la disponibilità in quel ruolo e io gliel'ho data ampiamente. Spero di continuare ad avere la possibilità di dargliela sia lì che in un altro ruolo. Quindi per te non è stata una novità quella comunque di giocare a destra? No, non è stata una novità, anche se sono stato utilizzato poco l'anno scorso in quel ruolo, però io non voglio dire sempre la solita frase, però penso che una volta che uno indossa la maglietta che da titolare è normale che poi si deve mettere a disposizione della squadra, dell'allenatore, delle esigenze della squadra e anche facendo un sacrificio in più in campo, però secondo me la cosa più importante è mettersi a disposizione delle esigenze che ha il mister e quindi anche della squadra. Ecco, allora per concludere mettiamola diversamente un attimo, poi chiudiamo insomma questo teatrino tra virgolette sul ruolo. Perché io sono molto curioso in questo, quando poi ho un giocatore vicino che posso parlarne, insomma, mi fa anche molto piacere. No, mi fa piacere perché voglio capire anche come la pensano i giocatori veramente. Cioè diciamo allora, secondo te, facendo una critica personale a te stesso, secondo te rendi di più, tu ti accorgi che rendi di più giocando in un certo ruolo o in un altro, oppure è indifferente? Ma secondo me dipende dall'approccio che uno ha con la gara, perché io mi sono reso conto che a Viterbo, non per essere presuntuoso o chissà che cosa, però mi sono reso conto a Viterbo giocando a esterno, forse a Viterbo ho fatto la migliore gara da quando ho giocato esterno, cosa che purtroppo mi rendo conto anch'io in campionato è venuto meno. Però so che forse al centro posso dare quel qualcosa in più che forse sulla fascia in questo momento non ho. Però, ripeto, è una critica che faccio a me stesso, perché sicuramente posso migliorare anche in quel ruolo. Perché penso che l'applicazione poi sia in campo che durante la settimana, che logicamente poi durante la partita, sia la cosa principale. Se uno si applica, poi, ripeto, io penso che poi il sacrificio, cioè nel senso anche fare quella corsa in più
che costa fatica in campo e soprattutto in quel ruolo, è importante se può essere utile alla squadra. Questo, insomma, poi su quel discorso penso sia questo. Abbiamo almeno dissipato i dubbi, anche sicuramente di molti tra coloro che nostre. Stanno guardando la trasmissione, perché io lo so che anche sono discorsi per che Lanciano, si fanno. Anche per discorsi strada, oh, ho visto Sorrentino, va a destra, al centro, ma forse va meglio qua. Quindi lo abbiamo qua, Sorrentino, abbiamo approfittato. Bene, tra poco parleremo anche del prossimo turno di campionato. Adesso ci fermiamo per un'altra breve pausa, poi parleremo magari, se i nostri ospiti lo gradiscono, anche di un argomento che indirettamente potrebbe interessare la C. Adesso si parla di doppio arbitro in via sperimentale in Coppa Italia. Vediamo se magari questa formula avrà successo e chissà che anche negli anni a venire, nelle serie minori, si possa applicare questa nuova metodica di arbitraggio. Tra poco. Bene, siamo tornati in diretta e prima di vedere cosa ci propone globalmente il prossimo turno di campionato in C2, così, due battute su questa nuova formula, non riguarda assolutamente il Lanciano né tanto la C2, ma così, giusto per avere uno spunto per il dibattito. Sergio, su questo doppio arbitro, che cosa ne pensi? Poi chiederemo anche ai nostri... Ma sì, abbiamo assistito in questi giorni all'esperimento del doppio arbitro in Coppa Italia Maggiore, e vedendo la partita, o meglio la mezza partita tra Sampdoria e Bologna, perché poi è stata sospesa per quei fattacci lì, mi è venuto subito da pensare, questo doppio arbitro servirà anche a qualcosa, ma porta sfiga decisamente, perché tutto quello che è successo a Genova, a proposito della Sampdoria, gli hanno dato 6 giornate di squalifica al campo oggi, fatto bene, e quindi insomma così, però a prescindere dalle battute, sicuramente una cosa positiva dal punto di vista nostro, noi che non dobbiamo pagare gli arbitri, noi che insomma abbiamo poco a che fare poi alla fine con gli arbitri in questo senso, troviamo che sia una cosa giusta, perché siamo i primi a criticare gli arbitri, cioè guarda che ha fatto lì, non ha visto quello, non ha visto quell'altro, in tutti i campi, dai dilettanti fino ai campionati professionistici. Ora, forse il doppio arbitro servirà, nel senso che 4 occhi vedono sempre meglio di 2, però poi bisogna vedere fino a che punto la cosa è fattibile fino in fondo, anche perché poi ruotano intorno tutta una serie di altri discorsi che non sono soltanto quelli pratici di avere 2, se le vogliamo ancora chiamare, giacchette nere sul campo. Sicuramente anche i giocatori si sentirebbero forse più tutelati, e in questo modo c'è chi non è d'accordo, ci sono anche i tradizionalisti, per esempio il commissario tecnico della nazionale, Zoff, ha detto nei giorni scorsi, io non sono d'accordo, staremo a vedere come va questo esperimento, ma non sono d'accordo. Poi, non so, io trovo che sia comunque una cosa positiva, sicuramente meglio delle altre proposte che avevano fatto in passato, del tipo, non so, una su tante, dice mettiamo la moviola elettronica, il computer, dice allora ogni volta devi fermare l'azione perché bisogna controllare come è andato veramente un fatto. Cioè lì poi il calcio veramente, e alla fine secondo me non serve a niente, cioè una partita quanto dura? 3 ore. Infatti è sì, possibile sì. Questo nel football americano? Forse sicuramente, perché... sicuramente con questa novità assoluta, con il doppio arbitro si sbaglierà di meno. Però adesso abbiamo visto la Coppa Italia, che forse la Coppa Italia viene anche snobbata da tante squadre. Vediamo più in là, sul campionato, se avviene anche in campionato 2 arbitri, vediamo cosa potrà succedere. Sicuramente faranno bene, però la prova è al campionato. È da verificare ancora. Sorrentino? No, sicuramente è un esperimento. Vediamo adesso quello che succederà con le prossime partite di Coppa Italia. Sicuramente, come ha detto lui prima, 4 occhi vedono meglio di 2. Bene, adesso torniamo all'argomento C2 con le gare del prossimo turno, quelle di domenica. Vediamole insieme, questa è la classifica, questo invece è il prossimo turno, vediamo insieme gli incontri. AC Reale Catanzaro, Castrovilla Rifoggia, Giuliano Turris, L'Aquila Lanciano, Messina Batti Pagliese, Nardò Chieti, Sant'Anastasia Fasano, Trapani Cavese e Tricase Juve Terranova di Gela. Queste le gare, possiamo... togliere eventualmente il cartello, questa è la classifica. Sergio, allora cosa possiamo dire di questo prossimo turno di campionato, almeno facendo sì. Punto di situazione sulla vetta e sul Chieti, che poi è l'altra abruzzese del... Ma possiamo dire in breve che innanzitutto ci sono alcune gare che si giocano su campi neutri, questo anche ricollegandoci proprio al fatto di Sampdoria-Bologna, perché a un certo punto non si sa più, cioè per Castrovilla-Rifoggia, per trovare il campo neutro
dove far disputare questa partita, ci hanno messo un giorno in più perché non sapevano proprio dove farli giocare. Parche a Cosenza, l'ultima notizia. Ma non sapevano assolutamente dove farli giocare, forse sì. Non lo sanno ancora in questo momento mentre vi parliamo, non so, io non ho avuto notizie in merito. Cioè, ci sono squalifiche di campi che sono una cosa veramente incredibile. Comunque, a prescindere da questo, il girone CC2 è sempre molto equilibrato. Per quanto riguarda le squadre abruzzesi, del derby L'Aquila-Lanciano abbiamo già parlato, con l'Aquila che in classifica, avendo 3 punti in più, ovviamente parte come favorita, ma io non direi, perché è sempre un derby. E invece il fatto del Chieti sul campo del Nardò mi incuriosisce un po', sia per la statistica, perché statisticamente il Nardò finora è andato a nozze con le squadre abruzzesi, quest'anno pareggiando a Lanciano e battendo l'Aquila, tra l'altro entrambe le volte con il minimo sforzo, e poi, quindi anche con molta fortuna, e poi il Chieti che è sicuramente più forte di qualche settimana fa. Chieti sta andando benissimo, 4 risultati utili, se non sbaglio, consecutivamente. Il Chieti che può agganciare le posizioni di vertice domenica facendo risultato a Nardò. E la cosa che vorrei mettere in evidenza è che nel girone C di Serie C2 in particolare, penso che quest'anno potranno avere molte soddisfazioni tutte e tre le squadre abruzzesi. Forse mai come quest'anno ci sono tanti abruzzesi insieme che almeno in C2 possono fare qualcosa di buono. Bene, vediamo chi ha il telefono. Pronto? Aia, è caduta la linea. Vabbè. Forse ho parlato troppo a lungo. Sì, si è stufato, è riattaccato. Sì, per quanto riguarda le altre squadre, diciamo che il Messina dovrebbe allungare la classifica battendo la Battipagliese. Comunque non si può dire, perché ogni partita ha una storia a sé. La partita principale del campo principale a Cireale Catanzaro è una partitissima. La Cireale vuole ancora aumentare la classifica e Catanzaro sta piano piano sta salendo la china con degli acquisti che ha fatto in settimana, giocheranno sicuramente la Cireale. Poi il derby Giuliano-Turris, una partita calda, caldissima. Il Giuliano è alla ricerca di un'altra vittoria, con giocatori nuovi che ha inserito, tipo come Tasca, Ferrazzoli, giocatori veramente acquistati dal Savoia. Sicuramente sarà una partita. E la Turris che ha acquistato ancora altri giocatori, di cui anche Galli dal Castelsangro, Marcatti, ha preso recentemente Amutio, l'ex dell'Avellino, 38enne addirittura, per salvaguardare un po' questa difesa della Tursi, che è la peggiore difesa del campionato. Insomma, qui adesso le partite sono strane, stranissime. Ogni partita è una storia a sé, non si può dire. Diciamo che vince quello, alla fine vince l'altro. Insomma, alla fine è tutto una... Beh, anche Giuliano Turris è un gran bel derby, sarà un bel derby a patto che finisca. Sorrentino, tra le avversarie sinora affrontate, quale di esse ti ha maggiormente impressionato? Ma diciamo che, a parte la prima partita con il Fasano, in cui il Fasano ci ha messo un po' sotto, anche se per noi è stata una partita un po' disgraziata, anche il Foggia mi ha fatto una buona impressione, però diciamo un grosso equilibrio, io ho notato un grosso equilibrio, e adesso vedremo un po' questo L'Aquila come sarà domenica. Bene, noi adesso facciamo l'ultimissima breve pausa pubblicitaria e poi andremo con le ultime battute dei nostri ospiti, eventualmente poi vedo che ci sono delle telefonate in arrivo, magari prenderemo qualcuna. Adesso linea alla regia. Bene, siamo tornati in diretta, vediamo subito chi ha il telefono. Pronto? 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 Sì. Pronto, buonasera, sono Gennaro da Mozzagrogna. Sì, ci dica. Senta, siccome io sono di origine di Roma, no? Sì. Sono di Torpignattara. Sì. E allora volevo fare la domanda a Sorrentino, no? Perché io mo è tanti anni che sto qua a Mozzagrogna, però sai, la fede mia è sempre da capitale, no? Vabbè. Allora senti, Sorrentino, te vuoi dire una cosa? Scusa se parlo un po' così, ma sai, io sono di Roma. Ascolta una cosa, ma se secondo lui chi arriva prima a Roma o a Lazio il campionato? Chi arriva prima a Roma o a Lazio? Perché io sono defensore giallo rossa. Arriva prima a Lazio. Sì, sì, ti sentiamo. Il cuore giallo rosso batte il petto mio da tanti anni, allora mi piace sentire se anche lui era giallo rosso, perché sai io, e se non lo era, sai, era giallo, siamo tutti defensori giallo rossa, capito come? No, io sono bianco. Allora, se... comunque niente, io volevo dire solo, ecco, se secondo lui riapri Roma o Lazio.
ciao, buonasera, ciao Sorrenti. Ciao Giordano. Ciao capitale, ciao. Questo è Paolone dalla voce. Non scherzo. I soliti comunque... scherzo. Fa piacere che ritornano, è una tradizione che avevano interrotto i giocatori del Lanciano. No, voglio dire una cosa io, tra due litiganti e il terzo gol, a Roma Lazio vince l'Inter alla fine. Sergio, stai un po' qui zitto perché Sorrentino stava dicendo una cosa giusta, che era tifoso. Della Lazio. Ah, pensavo bianco nero. Niente, tifoso della Lazio. C'è rimasto male. Vabbè. Succede, non tutti siamo perfetti. Bene. Lui è bianconero ed è l'Udinese, lo sappiamo. No, tutti. No, assolutamente no. Bene, e adesso dopo queste battute da bar, da bottega, chiudiamo la trasmissione un po' più professionalmente con i saluti finali. Sergio. Dimmi. Saluti finali. Vuoi qualche altra battuta? No. Saluti finali che è tardi. Vabbè, saluti finali. Per quanto mi riguarda posso soltanto dire che anche noi in radio, su Radio Delta 1, seguiremo ovviamente, anzi noi principalmente a livello di radio seguiremo con ampi flash la radiocronaca dell'Aquila Lanciano. Approfittiamo anche del fatto che la Serie B riposa e quindi abbiamo più spazio domenica. Seguiremo anche le altre squadre abruzzesi in Serie C1 e C2 ovviamente. In bocca al lupo a tutte le squadre abruzzesi. Da non abruzzese e comunque professionalmente mi auguro che l'Aquila Lanciano finisca in parità, insomma. Questa è l'unica cosa che posso augurare. Sorrentino. Ma io mi auguro che Lanciano torniamo dall'Aquila con un bel risultato e che anche i tifosi che ci seguiranno numerosi, penso, all'Aquila tornino soddisfatti della prestazione della squadra. E chiudiamo con Pietro Gian Cristoforo. Sì. Speriamo che il Lanciano riporti un risultato positivo da Aquila. Telegrafico, benissimo. Noi ricordiamo i prossimi appuntamenti con lo sport su Telemax, domenica sera, resoconte anche su L'Aquila Lanciano, ma torneremo con E Gol, la nostra trasmissione madre, diciamo, di tutte le trasmissioni sportive della nostra emittente, lunedì Calcio e dintorni alle 21. E venerdì torneremo ancora con Anteprima Sport. Grazie ancora per averci scelti e buon proseguimento di serata. Arrivederci. Yeah.